Oggi facciamo una deliziosa torta fredda al caffè senza cottura. Si prepara in un attimo ed è buonissima. All'interno di una ciotola mettiamo il latte condensato, però se non avete il latte condensato lo potete preparare in casa oppure lo sostituite con dello zucchero a velo. In seguito aggiungiamo il mascarpone e la panna. Montiamo il tutto finché non otteniamo una bella crema. È importante che tutti gli ingredienti siano ben freddi. Teniamo da parte la nostra crema e intanto prepariamo il caffè. Mentre il caffè è ancora caldo, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. Una volta che il caffè sia un pochino raffreddato, andremo a bagnare i nostri biscotti. Volendo, all'interno del caffè potete aggiungere anche un pochino di rum o un altro liquore che vi piace. Bagniamo bene i biscotti e li appoggiamo sul fondo della nostra tortiera che prima abbiamo foderato con la carta forno. Compattiamo un pochino con le mani in modo da creare una bella base. Questa è una base morbida, non è una base croccante, però è buonissima. La base della nostra torta è pronta, quindi riprendiamo la crema e la dividiamo in due parti. Ad una parte aggiungiamo il caffè, che deve essere freddo. Mescoliamo bene bene e questo è il risultato. Infine prendiamo la gelatina che abbiamo prima messo in ammollo nell'acqua fredda, poi l'abbiamo strizzata e fatta sciogliere nel microonde o a bagnomaria e andremo a dividerla fra i due composti. Ora non dobbiamo fare altro che assemblare la nostra torta alternando le due creme. Volendo potete fare questa ricetta anche tutta quanta con la crema al caffè, però a me piace avere quest'altra crema un pochino più delicata, come dire. Sbattiamo la tortiera per sistemare la nostra mousse e per finire andremo a decorare la superficie del dolce con un pochino di cioccolato fondente sciolto. Adesso dobbiamo mettere la nostra torta in frigorifero per almeno 4-5 ore. Una volta che la torta è fredda possiamo rimuovere lo stampo, la carta forno e decorarla con la panna montata. Se come me amate i dolci al caffè, provate questa torta perché è veramente deliziosa, rimane cremosissima, si scioglie in bocca. Che dire, spero che vi sia piaciuto questo video, se così è stato lasciate un bel mi piace e condividetelo. Grazie e ci rivediamo prestissimo, sempre qua, su Ricette di Gabri. Ciao ciao!